Misteriosa e poliedrica la figura di Maria Maddalena nella storia dell'arte, oltre 200 le opere esposte nei musei San Domenico a Forlì. Gianni Maritati. Arriva anche in questa mostra, dedicata ai mille volti della Maddalena nell'arte, l'eco della guerra in Ucraina. Il Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo ha detto no al prestito della Maddalena penitente di Antonio Canova. Qui vediamo l'originale in gesso custodito a Bologna. Da Masaccio a Renato Guttuso, tutti i più grandi artisti si sono confrontati con questa figura. L'idea di una donna che è come un apostolo, una donna però legata al peccato, che ama Gesù fino alla fine, che poi aspira a ritrovarlo nell'aldilà, è un soggetto umano e divino insieme. Ai piedi della croce c'è lei con il suo dolore, ma è ancora lei che per prima incontra Gesù risorto. Fece scandalo i tempi nuovi annunciati da una donna. Una donna è protagonista nel peccato del mondo cristiano e quindi dell'umanità nella sua dimensione più alta.